Salone Rosi e Giovanni, Minusio e Bellinzona. Arancione solarità, rosa femminilità e divertimento, blu intelligenza e concentrazione, viola spiritualità. I colori influenzano il tuo umore, infatti grazie ai colori mandiamo messaggi chiari senza utilizzare le parole. Che colore faremo alla protagonista di questa puntata di Ti Stravolgo? Non lo so. Buongiorno signore, posso fare una domanda collettiva? C'è qualcuno che vorrebbe stravolgere il look? Buongiorno. Buongiorno. Vi piacete? Certo. 70 anni. 60 anni che siamo sposati. Dai. Se ti proponessi di stravolgere il tuo look, di farti i capelli ad esempio neri e corti? Anche no, ma un pochettino, che tra pancia e incinta parecchio quest'anno. Ah, ma allora diventa mamma, sarà già un anno stravolgente questo. Infatti. Lei è soddisfatto del suo look? No, tanto. Non tanto? Ma allora andava bene per noi. Non cambieresti proprio niente? Che cambierai, penso che tutto il mondo cambierà qualcosa. Ad esempio? Un po' i chili, ma mi piace tanto mangiare. Allora, li ho sempre avuti ricci e tocchi un tema interessante, perché ultimamente non li tagliavo più finché il mio superiore diretto, quella che solitamente si chiama moglie, mi ha detto: devi andare a tagliare i capelli. Così li ho tagliati e ho sentito le mie da mia mamma: eri molto più bello prima. Sono sempre stata così al naturale e ci tengo ancora a rimanere. Ciao! Domanda a bruciapelo: sei soddisfatta del tuo look? Più o meno, ma non così tanto. Più o meno, ma non così tanto. Quali sono i meno che non ti fanno felice? Puoi anche guardare le punte. Senti, come sei messa nelle prossime due orette? In sé oggi sono libera. No, perché sai che noi ti potremmo portare dal parrucchiere. Davvero? E certo, perché la mia proposta sarebbe stata quella di stravolgere il tuo look. Non ci limiteremmo solo alle punte però, E che cos'è che fate? Non lo so, mica lo so io. Siete insomma. Non lo so. Ma ci staresti? Perché no? Però non è sufficiente il tuo parere, cara... Come ti chiami? Sharon. Sharon. Cara Sharon, non è sufficiente il tuo parere, perché innanzitutto devo avere la conferma che tu sia maggiorenne. Sì, lo sono. Quanti anni hai? 19. Controlleremo i documenti. E poi la seconda domanda che ti faccio in questo caso, per portarti dal team Giovanni, è quella di avvisare qualcuno. Tu devi avere il consenso di qualcuno a tua scelta. Puoi chiamare qualcuno e spiegare la situazione, chiedere il permesso in qualche modo. Pronto, ciao. Ciao Ele, sono Sharon. Ciao. Tutto bene? Dimmi, tutto bene, tu? Anch'io, grazie. Comunque, ti ho chiamato perché ci sono delle persone che mi hanno fermato. E vorrebbero stravolgermi il look, ma cioè, tu cosa ne pensi? Davvero? Sì, cosa ne pensi? Fai benissimo a cambiare. Dici? Sì, sì. 100%? Sì, 100%. Bravissimi, mamma mia, che fortuna. Allora direi che è andata. Andata. Apriamo gli ombrelli e andiamo da Giovanni. Andiamo. Sharon, cosa fai nella vita? Studio come operatrice sociosanitaria. Sono al terzo anno. Sei al terzo anno, quindi quest'anno? Esami, purtroppo. Beh, dai, domani si torna a scuola o al lavoro? Lavoro. Tutta nuova, perché siamo arrivati. Vieni pure Sharon. Giovanni, uomo di poca fede. Ciao Sara. Giù, te l'ho trovata anche oggi. Eh? È la candidata. Oh là là, che bella ragazza che hai trovato. Piacere Giovanni. Come ti chiami? Sharon. Oh wow, anche
bello il nome, oltre ad essere carina. È anche bello il nome. Senti, cara Sharon, scusa, passo di qua. Lui è Giovanni, ma Giovanni non lavora da solo perché ha un team. Sì, esattamente. Sì. Sono tanti e ti stanno già osservando attentamente. Allora, Gio, dici chi c'è oggi con te. Allora, oggi abbiamo Elena, abbiamo Lisa e abbiamo Loana. Abbiamo conosciuto il team, io direi che si può iniziare con il lavoro, va bene? Va bene, sì. Prego! È arrivato il momento di dire la verità, sì. Nient'altro che la verità. Ho pensato che aveva capelli tanto rovinati e che avevano bisogno di cura e soprattutto di un taglio. Quando è entrata mi è sembrata troppo vestita di nero, mi è sembrata troppo scura. Cioè, una ragazza giovane ha bisogno di colori. La trovo una ragazza bellissima, ma leggermente trascurata per quanto riguarda il suo look. Sempre per quanto riguarda capelli, abbigliamento e trucco. Potrebbe essere molto più bella, con un po' di luce in più, con dei colori più vivi per la sua giovane età. Ed eccomi, sono già qui da te, carissima Sharon. Senti, il lavoro è cominciato. Il tuo obiettivo era quello di fare qualche cosa soprattutto per le punte. Esatto, sì. Non so se l'intento di Giovanni e del suo team sia questo, cioè di limitarsi alle punte, per cui io lo vado a chiedere, va bene? Va bene, grazie mille. E così ascoltiamo. Sara, stai parlando di punte. O queste punte non ci saranno più dopo. No, vedo che sono state trattate veramente tantissimo, è un capello molto sfibrato, è stato decolorato anche tantissimo. E li taglieremo, anche perché vogliamo fare qualche cosa di diverso, Sharon? Allora, sei disposta ad un cambiamento che vada al di là delle punte? Ma mi posso fidare? Cos'è che hai fatto a questi capelli? Li ho fatti biondi, viola, blu, di tutto, insomma. Allora, il mio taglio, insomma, non ho mai avuto i capelli corti, quindi spero che non me li fanno così, li ho sempre avuti abbastanza lunghi. Non tagliare ancora niente. No. Sai perché te lo sto dicendo? Perché Sharon ha detto esplicitamente che spera che i suoi capelli non diventino troppo corti. Fammi vedere con la manina Massimo quanto può tagliarli. Ma così poco. Oh, scusate, devo tornare. Cosa vuol dire così poco? Oh no, dopo ci sarà una bella scalatura, sì, no no, alla fine verrà... Traumatizziamo no, subito. No, 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 se no scappa, si alza e scappa. Infatti, facciamo un po' alla volta. Giovanni, vai pure a bere il caffè. Ok, va bene. Vai allora. Pure, vai. Adios. Ti porto via. A più tardi. Sì, allora. Sì, lo porto via io, andiamo. Sono dal parrucchiere. Sì. E non lo so, mi stanno cambiando il look. E cosa vorresti fare di bello? Ah, questo non lo so cosa mi fanno, questo è il problema. Dovrei essere preoccupato. Ma non lo so, dimmi tu. Stiamo schiarendo i capelli. Abbiamo preso delle ciocche fine fini. Tantissime. E tutta questa parte qua. Ok. La base è naturale e comunque le punte ci ho pasticciato un casino e ci sono sotto mille colori, quindi è un po' un
pasticcio unico. Sharon, sei nelle mani di Lisa. Lisa, è tuo il compito. Sì, sì. Diciamo di applicare il colore. L'ultimo colore, sei l'ultimo passaggio. Questo lo stiamo applicando il blu sfumato, quindi non verrà tanto acceso. Sharon, ci hai detto che ami truccarti. Esatto, sì. È vero? Mm-hmm. E ti sei struccata. Esatto. Beh, non è cambiata tanto, no, vero? No, no, è sempre una bella ragazza. Grazie. Sì. Mi piace truccarmi, ho tantissime palette a casa e quando ho tempo libero comunque provo a farmi dei trucchi che non ho mai fatto. Ci puoi anticipare che cosa hai pensato di farle? Ho pensato di fare qualcosa di un po' vivace. Sì. Colori belli accesi. Colori belli accesi, sì. Fanno bene, li utilizzi anche tu ogni tanto? Certo, altro che, sempre quelli. Quindi a campo libero, può fare quello che vuole? Sì, ti lascio fare quello che vuole. Grazie. Siamo al termine di questa puntata di Ti Stravolgo. Dunque abbiamo tagliato i capelli. Abbiamo colorata, prima decolorata, poi colorata. Il make up. Truccata, ma non sappiamo come si sia vestita. E allora la vediamo che sta entrando e la accogliamo così. Allora, ti stravolgo, sì o no? Sì! Giovanni, la sfida non era facile perché Sharon è arrivata con dei capelli lunghi, molto scuri, un pochino rovinati sulle punte, ma l'avete stravolta comunque. Esattamente, sì. Noi queste sfide piacciono tantissimo perché... quando hai dei lavori facili è tutto troppo facile, tutto riesce bene, tutto. Invece quando hai qualche cosa di cui devi pensare molto e poi devi anche lavorare veramente tanto, perché abbiamo avuto un grandissimo lavoro anche su Sharon. Proprio per evitare quei colori che ogni tanto si vedono, il verde che Sharon ha già conosciuto per un lavoro sbagliato. Esattamente. Ti stravolgo, sì o no? Ma certo, ti stravolgo. Ci eravamo lasciati con tuo fratello gemello stamattina. Esatto, sì. E avevi promesso qualcosa al tuo fratello gemello che è in Germania, ovvero che lo avresti chiamato, e infatti è lì in collegamento, per mostrare il risultato finale. Sì, esatto. Kevin, com'è la sorella? Mi piace molto mia sorella. Per tuo fratello ti stravolgo, sì. Per te, carissima Sharon, ti stravolgo, sì o no? Sì! Ciao Kevin e ciao anche a voi! Ciao Kevin! Salone Rosi e Giovanni, Minusio e Bellinzona.